copertina è dedicata al dipinto di Franco Corradini, che è esposto appunto in questa chiesa dedicata a Santa Franca. Ogni donna è chiamata a diventare madre. Ecco, chi è la donna alla luce di Santa Franca? Madre Emanuele, a te la parola. Beh, prima di tutto sono molto contenta di essere qui. Lo devo a Santa Franca perché voi siete il popolo di Santa Franca. Il popolo, una madre ha sempre il suo popolo, un pastore ha sempre il suo popolo. E il Vangelo di oggi ci chiede di essere pastori. Abbiamo bisogno di pastori santi, a cui Gesù fa un'unica domanda: mi ami tu? Mi ami tu? Se mi ami, cioè se sei in rapporto con me, allora io ti affido le persone, io ti affido il mio gregge, ti affido anche un semplice bambino, ma quello è il tutto della mia vita. E allora quando ci si sente il tutto della vita dell'altro, vale la pena di spendere la vita. Gesù Cristo sarebbe morto anche per uno solo, anche per quel ladrone che gli ha chiesto: portami con te nel tuo regno. Anche per solo questo lui sarebbe morto. Quindi lo dobbiamo a una persona, lo dobbiamo a chi davvero noi amiamo, a Gesù Cristo. E allora non vorrei che fosse solo un convegno dove ascoltiamo tante parole, ma un dialogo dove si muove il cuore, dove noi cominciamo a muovere il cuore e a uscire da qui e deciderci per il Signore. Noi non stiamo facendo e rivivendo solo un'esperienza spirituale di Santa Franca. Santa Franca gli è stata data la possibilità di esprimere con la vita: mi ami tu. Ma adesso è chiesto a noi: e tu come mi ami? Tu come fai il pastore? Tu come decidi di spendere la tua vita? Allora Santa Franca ci deve porre quegli interrogativi che ci permettono di dire: io da oggi ricomincio, perché altrimenti non servono a niente, saranno anche buone parole, ma se non muovo nel cuore non serve a niente. Ed è questo soprattutto che oggi la società ha bisogno, no? Perché noi siamo qui? Perché Santa Franca ha un sì cuore, perché Santa Franca, che è venuto in rapporto con Santa Franca, ha deciso di spendere la sua vita. Carenzia e tante altre giovani donne hanno deciso che quella donna lì gli trasmetteva Gesù Cristo. Allora vale la pena, se no non conta nulla, se no non vale niente. Quindi anche la mia vita, anche la vita di Gaia, anche la vita di Lucia, no? Cioè, se non è una vita che muove i cuori, che suscita la voglia di Gesù Cristo nei cuori, il desiderio di Gesù Cristo, rimane una vita sterile, mentre se muove diventa veramente una vita feconda. L'altra caratteristica, allora, da quel mi ami tu, Santa Franca ha vissuto una vita di comunione con il Signore, ed è proprio la vita che ha dimostrato che questa comunione con Gesù era vero amore. Ecco la cosa importante: la mia vita è davvero una vita che ama? Certo, una vita da peccatori, una vita debole, una vita fragile, ma io posso dire: sono una donna che ama, sono un uomo che ama alla fine di questo giorno. Io posso dire: ho il cuore che batte per qualcuno. Ecco. Santa Franca non desiderava certamente essere santa, diventare santa in quanto a finire sugli altari. Desiderava soprattutto che si amasse Gesù, che si conoscesse Gesù. Che Gesù fosse davvero amato, amato nel suo monastero e amato dagli uomini della città di Piacenza. Per questo amore Santa Franca è andata incontro, e lo sappiamo, a diverse traversie. Ma lei non ha smesso di rimanere ferma nell'amore a Cristo. La sposa di Cristo sa che gli attende la croce. Gesù gliel'ha sempre detto.
se tu sei la sposa di Crocifisso, se noi siamo dei cristiani, vuol dire che noi siamo di Cristo. E noi di Cristo sappiamo tutto. Sappiamo come è nato, ma sappiamo anche come è morto e risorto. Quindi Gesù non ci ha nascosto nulla. E Santa Franca quindi si è lasciata condurre dalla vita di Cristo. Allora, la nostra vocazione, oggi è la giornata mondiale delle vocazioni, la mia vocazione è autentica, cioè è una vocazione che tende a Cristo, che ha la sua forza nel rapporto con Lui. Non è una questione di essere prete o di essere suore, è una questione di dire, ma io sento che il mio cuore batte per Cristo. La risposta fondamentale è: ma qual è, che cosa mi definisce la mia vita? L'amore. A me Gesù Cristo non è che ha detto, vieni, devi andare in clausura. Gesù Cristo mi ha chiesto, mi ami tu? Poi la modalità è stata la clausura, ma la domanda è stata, io ti amo, vuoi fare della tua vita l'amore? Vuoi fare che la tua vita diventi amore, come lo è stata, penso anche per queste care signore e donne accanto a me, madri di famiglia? E questa è la domanda fondamentale. Poi la modalità cambia, la modalità cambia. Allora dobbiamo fare verità nella vita. Quindi Santa Franca, quando si è trovata nella situazione in cui vedeva che le abitudini, la vita monastica scemava, non si pregava, quindi non si teneva il cuore in continua tensione verso Gesù, ha cominciato ad alzare il tono, ma il tono della preghiera, non il tono della voce, il tono della preghiera. Ha cominciato ad alzare il tono della fedeltà, ha cominciato a chiedere ascesi, ha cominciato a chiedere sacrificio. E come in tutte le cose, non c'è che una cosa che fa capire chi hai davanti, i soldi e la sofferenza. Davanti ai soldi e alla sofferenza capisci chi hai davanti, cioè capisci chi sta con te e capisci chi ti volta le spalle. Non c'è come la croce e i soldi. Quindi la proposta di una vita più vera, più profonda, più ascetica, di preghiera, di offerta, di sacrificio, ha fatto esattamente lo spartiacque. Come ha chiesto Gesù, e abbiamo ascoltato nel Vangelo di sabato, volete andarmene anche voi? Non sono rimasto nessuno. Bene, Santa Franca è rimasta al suo posto, eppure queste calunnie, questa traversia ha invaso tutta la città, mettendo uno contro l'altro, e poi lo sappiamo. Ma vediamo come l'ha vissuta lei. I santi ci vengono a dire come vivono la croce, i santi ci vengono a dire come si muore sulla croce. Poi diventa la sua esperienza, ma io come sto davanti alle calunnie, davanti all'abbandono? Io dove mi metto? Con chi sto? Ecco. Ecco perché allora Santa Franca oggi è ancora vera, moderna, nuova, perché non si è separata dalla croce. Noi troviamo tanti modi di parlare di Gesù Cristo e facciamo fatica a parlare di Cristo e questi crocifisso, perché per noi la croce è scandalo, non è sapienza, è scandalo. Mentre per Santa Franca la croce è stata sapienza, perché era sapienza d'amore, sapienza d'amore. E allora vorrei che imparassimo un po' di più a capire che cosa vuol dire amare Gesù Cristo, essere una cosa sola con Lui. Noi abbiamo fretta con Gesù Cristo, noi vogliamo il tutto e subito, noi vogliamo capire tutto e facciamo fatica a lasciarci guidare, a lasciarci prendere per mano. Addirittura noi facciamo fatica a lasciarci prendere in spalla, come le pecore si mettono, come lui ha preso sulla spalla la pecora perduta.
Noi facciamo fatica a farci mettere sulle spalle e lasciarci portare da Gesù, perché vogliamo tenere in mano la nostra vita. Invece la nostra vita, invece di esserla nel pugno delle nostre mani, deve essere una mano aperta, una mano che si dona, una mano che si apre, una mano che la mette nella mano di Gesù Cristo. Amare Gesù Cristo, che cosa vuol dire? Ed è questo soprattutto oggi che vorrei parlarle. C'è una vita contemplativa, c'è una vita mistica per i cristiani, c'è una vita mistica per tutti noi. Che cos'è la vita mistica? Non è di San Giovanni della Croce, non è solo di Santa Franca. Cos'è la vita mistica? La vita mistica è una vita in unione con Gesù Cristo. Vuol dire che qui c'è la mia vita e la vita di Cristo non è parallela alla mia, ma è unita alla mia. Vuol dire che in tutto quello che faccio, dico, sono, io ho presente Gesù Cristo. Vuol dire che io chiamo Gesù in tutte le circostanze concrete della mia vita e che Gesù Cristo diventa davvero l'unico necessario nella mia vita. Così si esprime Papa Francesco. Abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Sostare in preghiera per essere affascinati da Cristo. Quanto ci stiamo noi in preghiera? Dopo 5 minuti diciamo, non mi ha detto niente, e via, porta, fuori. E invece la contemplazione è stare sotto lo sguardo di Dio. Riposare sotto lo sguardo di Dio per essere rigenerati. E qui è la chiave di svolta, perché non stai sotto lo sguardo di Dio passivamente come prendere il sole, no, stai sotto lo sguardo di Dio per essere rigenerato nella tua vita interiore e quindi tornare fuori, metterti al lavoro, stare in casa, pulire, servire con una dimensione totalmente diversa, con uno sguardo totalmente diverso e soprattutto con una leggerezza nel cuore completamente diversa. Come dolce stare davanti al crocifisso o in ginocchio, semplicemente davanti a Lui. Quanto bene ci fa lasciare toccare la nostra esistenza da Lui, lasciare toccare la nostra esistenza dalla mano di Dio. Lasciarci accarezzare da Dio. Perciò è urgente recuperare uno spirito contemplativo che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza. Allora, che cosa vuol dire? Che se noi preghiamo, noi diventiamo più umani. Cioè che il nostro uomo diventa davvero nuovo, l'uomo nuovo. È un uomo che impara a lasciarsi guardare da Dio. Quindi pregare, prima di tutto, è ascoltare Dio, sottostare allo sguardo di Dio. E allora questo ci rimette in cammino. La vita mistica è questa vita che tu contempli le cose con uno sguardo di fede, uno sguardo di amore. Chi ce lo insegna? Ce lo insegnano le mamme. Ne ho due qui accanto a me. Quando un bambino è piccolo, non parla, non dice una parola, tu che cosa fai? Contemplandolo, tu capisci se ha fame, se ha sete, se ha la febbre, se è poco vestito, se è troppo vestito. Basta contemplarlo, cioè guardarlo con attenzione e amore. Questo dobbiamo fare noi. La contemplazione è avere uno sguardo di fede e di amore sulle persone, sulle cose, sulla storia. Questa è la mistica. Questo vuol dire fare lavorare l'uomo interiore che abita in noi, perché l'uomo esteriore possa essere in grado di dire realmente qualcosa. Invece abbiamo della gente spenta che cammina lungo le strade
della storia. Non c'è bisogno di leggere La Repubblica per dire che Piacenza è una città triste. Andate sul corso e lo vedrete. C'è gente che fa fatica, che è tirata, che è stanca, che è demotivata. La prima cosa che vedono quando si arriva in monastero è lo sguardo. Ci dicono: voi avete uno sguardo bello, ma non perché non lavoriamo, Si lavora tanto in monastero, giustamente. Non perché non si lavora, non perché non ci siano difficoltà, non perché non ci sia la croce, che è il segno invece reale che sei di Gesù. No, però lo sguardo è lo sguardo del cuore. Cioè, se tu sei abitata dal Signore, tu hai uno sguardo diverso. È questo quello di cui ha bisogno la gente oggi, di essere guardata con amore, di essere guardata come la guarda Gesù Cristo. Di questo noi abbiamo bisogno. Questa è la vera letizia di cui ci parlava San Francesco. Quindi la mistica cristiana è essere in Cristo, costantemente rinnovati in Lui. Ed è un'esperienza che possiamo fare tutti. Non è un'esperienza data qualcuno sì, qualcuno no. È un'esperienza che possiamo fare tutti, perché è data a tutti, a piccoli e a grandi, a persone che hanno problemi fisici e a persone che sono, tra virgolette, normali. Tutti possono avere una mistica, vivere una mistica cristiana e avere uno sguardo contemplativo sulla storia. Allora la tentazione che oggi ci insidia, che è quella della tristezza, che è quella invece della negatività, quello di leggere sempre in negativo la storia, come se la storia fosse abitata solo dal male. No. Guardiamoci attorno, come mai esplode sempre la primavera? Esplode indipendentemente da chi glielo diciamo sì o no, perché c'è un Dio che indipendentemente da quello che noi diamo o facciamo, Lui tutti i giorni incomincia ancora fedelmente ad amarci, tutti i giorni. Tutti i giorni Lui esce, va a cercare la pecora, tutti i giorni la conduce all'ovile che è la Chiesa, tutti i giorni Lui si spezza nel pane eucaristico perché sia nostro nutrimento. Poi potrete dirmi, ma Santa Franca aveva fede, i discepoli l'avevano davanti. Ma noi abbiamo Gesù vivo, Noi abbiamo Gesù vivo in mezzo a noi. Quando Santa Franca ha lasciato tutto, e si fa così, quando uno ha speso tutto, non ha altro pensiero che stare con il proprio sposo. Penso che sia anche l'esperienza di chi invecchia e non desidera altro stare con la propria moglie, con il proprio marito. Santa Franca ha deciso di andare appunto nell'ordine cistercense, ma per una vita più austera, per una vita più purificata, più silenziosa, una vita dove si mangiava solo erbacce, dove si mangiava solo dei legumi, dove si pativa il freddo, ma lei aveva il caldo dentro. E quando hanno cercato di mitigare le sue astinenze, lei con molta semplicità ha detto: chiediamolo a Gesù. Ecco cos'è la mistica cristiana, chiediamolo a Gesù. Se Gesù vuole che io mangi delle erbe cotte, mangerò le erbe cotte. Se Gesù vuole che io continui a mangiare erbe crude, mangerò erbe crude. Ecco, Gesù è ovunque. E qual è la prova? Ha preso le erbe crude, le ha tagliate ed è uscito il sangue di Cristo e ha detto: come vedete, Gesù preferisce che io le mangi crude invece che cotte. Ah, noi davanti a queste cose diciamo: un'esagerazione. No, no, quando uno vive l'esperienza con Cristo,
Tutto è così, tutto. Da quello che mangi, a quello che bevi, a quello che tu compri, a quello che decidi. Siamo noi che facciamo fatica a dire: ma cosa farebbe Gesù? Cosa direbbe Gesù? Come viverebbe Gesù questo momento? E allora finalmente noi scopriremo anche che donne siamo, che uomini siamo. E allora finalmente noi potremo davvero dirci cristiani, cioè di Cristo. Cioè appartengo a Lui. Quando voi dite io sono di Santa Franca, voi dite appartengo a una comunità, a dei volti, a dei nomi precisi, a una comunità, appartengo a quella. Ecco, appartenere a Cristo vuol dire essere parte del suo corpo, riceverlo, donarlo, nutrirci di Lui per essere come Lui. E allora concludo chiedendovi davvero di uscire avendo la percezione che Gesù ci ama profondamente, che come un mendicante sta alla porta del nostro cuore e chiede di essere seguito. Il pastorale è del buon pastore, cioè noi abbiamo un pastore buono, solo Dio è buono. Ed è tanto buono che ci chiede, ci fa la domanda: mi ami tu? Perché l'ha chiesto tre volte a Pietro? L'ha chiesto tre volte perché Pietro doveva perdonare a se stesso di non essere stato all'altezza dell'amore. Ma Gesù l'aveva già perdonato. Tante volte noi non riusciamo a perdonarci le nostre cose, la nostra vita, le nostre mancanze. E ci sembra che la stessa misura ce l'ha Dio, ma non è così, non è così. Allora usciamo davvero con la certezza che è bello avere come pastore il Signore, avere come pastore dei santi. Hanno fatto la loro vita, ma per trasmetterci soprattutto che è possibile una vita con Gesù e che per quanto ardua possa essere la vita, è una vera vita, non è sopravvivere, ma è vivere in Dio. E allora, il cielo ci appartiene, vuol dire che tutti i giorni un pezzo di cielo scende e abita in noi. E quindi, ecco la vita mistica, avere il cielo nel cuore, cioè Lui. Che alcune ragazze che erano alla ricerca un po' del disegno di Dio sulla loro vita hanno seguito le sue lezioni e sono state poi coinvolte e hanno bussato alla sua porta. Ecco, pensando a Santa Franca, siamo nella giornata mondiale delle vocazioni, nella domenica del Buon Pastore, salutiamo anche le suore del Buon Pastore, Suor Franca e Suor Donata. Come si fa oggi un discernimento sulla propria vocazione, monastero, matrimonio? Ecco, quali sembrano due scelte così diverse, ma poi in fondo le scelte si assomigliano tutte. Come si fa? Come si fa a capire, come si fa a scegliere, come si discerne oggi? Siamo nati per donare la vita. Allora, la vocazione primordiale è questo: fare della propria vita un dono. Mettere ed essere lì dove il Signore ci ha posto. Quindi è necessario nella propria vocazione imparare ad uscire da se stessi e mettersi nell'ottica del chiederci: di cosa hai bisogno tu, Gesù, per me? Io quando la madre Canopi mi ha chiesto di venire a Piacenza, non ho chiesto che comunità trovo, com'è, ricca, povera, quante sono, giovani, anziane. La prima cosa che mi sono chiesta è: se tu sei lì, vengo anch'io. Però se tu sei lì, ecco. Allora, la vocazione ha bisogno di questo, no? Di questa passione per Gesù Cristo.
poi si verifica se davvero ci sono le caratteristiche, no? Per una vita monastica ha le sue caratteristiche, che è una vita di preghiera, di nascondimento, è una vita di offerta, di lavoro, è una vita con Cristo, ma dove Cristo sta davanti al Padre. Un mio amico, alcuni anni fa, molti anni fa, scelse di essere un certosino. Aveva i familiari contro e tutti dicevano: ma è sprecato, è così intelligente, ma è sprecato. E lui ha risposto semplicemente: ognuno di noi ha la sua vocazione, cioè la propria vita è una piccola parte della vita di Gesù. E quindi non c'è un di più e un di meno. Tutti noi facciamo parte della vita di Gesù. Io prendo le 3 ore di Gesù di agonia. Ecco, io passerò con Gesù tutta la mia vita in queste 3 ore. La mia vita è quella di stare notte e giorno alla presenza di Dio per i miei fratelli, per voi, per la storia, per la città. La vita di Lucia è quella di parlare, educare, insegnare, guidare. La vita di Gaia è quella di essere madre, sposa, giornalista, indicare, dire la verità, portare a un pensiero critico, dire questo è bene, questo è male. Ma tutte le vocazioni sono un'unica vocazione, parte del corpo di Cristo. Noi siamo parte del corpo di Cristo, non c'è un di più, un di meno. Però possiamo e dobbiamo permettere a Gesù Cristo di fare di noi quello che vuole. Quindi la disposizione indispensabile è questo: dire, Signore, se tu hai bisogno di me, eccomi. Come sono? I monaci chi sono? Sono uomini e donne che cadono e si rialzano. Però credono di più in chi li rialza, nella potenza invece di chi fa cadere. Credono molto di più in chi rialza che nelle nostre poche possibilità che sta e ci tocca di cadere. Ecco, allora la vocazione è questo, un rispondere a un Dio che prima di tutto mi chiede: mi ami tu? Signore, se tu vuoi, io sono qui. Come? Non è indispensabile il come, il quando, basta che io sia con te. E allora ti accorgi che alla sera tu puoi dire: Signore, hai fatto proprio un bel lavoro, hai lavorato proprio bene nella tua vigna, e allora non c'è bisogno che mi dicano gli altri se sono brava o non sono brava. Mi basta sapere che sono nella sua volontà. Ecco, secondo me i giovani hanno bisogno di questo, di vedere che noi ci crediamo a Gesù Cristo. Noi non abbiamo la passione per Cristo, e loro devono trovare altre passioni. Ma se noi abbiamo la passione per Cristo, il profumo di Cristo, questi ci vengono dietro. Prima o poi arrivano. Buona festa.